Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Manusport07. Siamo qui con le pagelle di Juventus Spezia 3-0, partita che ha visto i bianconeri vincere nel secondo tempo con gli ingressi di Bernardeschi e Morata, ingressi che hanno dato fiducia alla formazione bianconera, hanno aumentato la spinta offensiva e finalmente si è visto un Bernardeschi decisivo in positivo, perché spesso era decisivo però in negativo, perché gli avversari giocando ogni volta con l'uomo in più, perché Bernardeschi praticamente era un uomo in meno, per la prima volta Bernardeschi ha fatto il suo lavoro. Detto questo, non perdiamo più in chiacchiere e partiamo subito col video. Vamo ragazzi! E ovviamente come non partire se non con Szczęsny, che poteva prendersi il suo classico senza voto, oppure 6, di solito gli do 6 che è più un 6 politico, un senza voto perché non fa essenzialmente nulla. Quando subivo un gol a partita gli davo 5 e mezzo, quando invece subivamo un gol a partita ma ne potevamo subire 3, gli davo giustamente 7, 8, quei voti là. Oggi si prende un 7 perché a differenza degli altri 6, ieri ha pure parato il rigore al 93esimo, simbolo che si tiene pronto per tutti i 90 minuti e questo è fondamentale. Tra l'altro gli ridà fiducia questo rigore parato, secondo me, fiducia che in questo momento serve tanto. 5 e mezzo per Demiral, non capisco perché lo osannano. Cioè, ragazzi, non è che fa chissà che interventi. Ha salvato un gol sulla linea con l'Inter, ma che comunque si trovava lì, ragazzi. Ottimo difensore, ok. Però ieri sicurezza Demiral non me l'ha trasmessa, perché nelle occasioni di Marchizza poteva fare molto meglio Demiral ieri. Quello che mi dà sicurezza a me è Danilo. Un difensore in primis deve darti sicurezza. Se sicurezza non te la dà, sono messi male. Quindi per me è un 5 e mezzo. Poi fatemi sapere voi come la pensate? 7 per Danilo, che invece, come sempre, si fa trovare pronto, fondamentale anche nella costruzione delle azioni da dietro, specie ora che manca Bonucci, specie ieri che mancava De Ligt, e si sa che Demiral non ha esattamente i piedi educati. Però, ok, grande Danilo 7, lo puoi mettere terzino destro, terzino sinistro, centrale destro, centrale sinistro, ma ovunque lo metti, Danilo è una bestia di giocatore. Quindi, il suo 7 classico, se lo porta a casa, credo che sia fino a questo momento, insieme a Chiesa, il miglior giocatore dall'inizio della stagione. Molto bene anche Alexandro in veste di capitano, si prende un 6. Ogni tanto fa qualche sbavatura, però sta giocando bene da difensore centrale. Certo, ci sono delle volte dove comunque gli errori li fa, perché col Verona un mezzo errore l'ha fatto sulla marcatura. Però per il resto, ieri ho visto quella grinta che serviva a chi indossa la fascia da capitano, quindi per questo si porta a casa un buon 6. Ogni tanto una sufficienza al buon Alexandro terzino brasiliano se la bisogna dare. 5,5 invece per Frabotta, ieri ha perso in una maniera incredibile il duello con Bernardeschi. E certo, un conto è entrare dalla panchina per spaccare la partita, un conto è giocare a titolare. Frabotta, che ha fatto una ventina di presenze quest'anno, è un ragazzo buono dell'Under 23, ma più di una buona riserva non lo vedo. Cioè, tu lo vedi subito quando uno dici questo in futuro potrebbe diventare un top player. Certo, potrebbe, ma ce ne vorrebbero, ragazzi. Frabotta è discreto in fase offensiva, ma in fase difensiva, come abbiamo visto ieri con quel cartellino arancione, fa abbastanza cagare. 6 più invece per Rodrigo Bentancur, che non azzarda praticamente quasi mai la giocata. Perché non aveva paura di far cagate anche lui. Con Arthur e McKennie al fianco e un altro giocatore, se li mettete vicino Rabiot e Ramsey diventano a merda. Il più è per quel recupero alla fine che ha fatto anche assist a Ronaldo. Terzo assist per lui dall'inizio della stagione, però lo scorso anno era un altro giocatore, almeno col mio modo di vedere. 6 e mezzo invece per McKennie, il solito lavoro ragazzi. Fase difensiva la fa bene, fase offensiva la fa bene, tanta tanta corsa, tanti errori non li fa, non commette grosse sbavature, si fa vedere quando si deve far vedere, insomma le solite cose di McKennie, che anche oggi il suo 6 e mezzo a casa se lo porta. Non è che se lo porta perché è McKennie, se lo porta perché lui le cagate non le fa. Per esempio Rabiot, secondo voi che voto posso dare? Dove ieri Rabiot è molto discontinuo, ieri non ha giocato troppo male, però ha sbagliato tanti palloni e per questo non riesco a dargli 6, ma gli posso dare solamente un 5,5. 5,5 per il francesino, che mi dà l'impressione che guardate come cazzo va a giocare con i capelli non legati, perché per come ce li ha lunghi è un po' strano, un po' come se Ibra giocasse con i capelli non legati. Però insomma, Rabiot per me non può essere titolare in questa Juve fin quando fa prestazioni di questo genere, neanche in un centrocampo a tre, ragazzi. Deve migliorare perché sennò verrà venduto. 7 per Chiesa, man of the match. Qualcosina la sbaglia, cioè, insomma, magari quando ogni tanto può passarla lui tira, oppure quando deve tirare passa. Però per il resto è il man of the match. Lo dimostra la grinta con cui ha messo dentro la palla sulla ribattuta in occasione del 2-0. Quindi veramente veramente bene Federico Chiesa, man of the match, lo do a lui e non a Bernardeschi, nonostante ci sono altri 3 giocatori oltre a lui che hanno preso 7 in pagella. Per me il man of the match di ieri è Federico Chiesa, perché da lui nascono praticamente tutte le azioni offensive. 5 e mezzo per Kulusevski, sempre meno a suo agio nel ruolo di seconda punta. Lui non sa quando tirare, non sa quando passarla, non sa quando azionare il destro, non sa quando azionare il sinistro. Per me lui è un esterno destro nato, che potrebbe secondo me fare bene anche la mezzala.
Purtroppo seconda punta lui abbiamo e lui rimaniamo. Ora è tornato Morata e vedremo. Però purtroppo seconda punta Kulusevski abbiamo e Kulusevski rimane. Quando avremo Dybala e Morata insieme a disposizione, magari ragioneremo in un'altra ottica. 6 e mezzo invece per Cristiano Ronaldo. È vero che ha avuto 3 palloni giocabili, di cui un palo e un tiro. Però molte volte lui in fase di costruzione dell'azione lui non ammazza contropiedi perché gli dà la palla a lui. Cerca di saltare l'avversario, si scarta da solo e perde la palla. Abbiamo visto 10.000 volte fare questo movimento a Ronaldo, che non è più il Ronaldo che ti dribbla l'avversario, non è più il Ronaldo che ti fa le trick, eccetera, eccetera. Te gli vengono una volta ogni morte di papa, se gli vengono in Champions League. Comunque fa il gol del 3-0, un gol che faceva anche mia nonna, ma il 6,5 se lo porta a casa. Gran sorpresa di giornata invece il 7 in pagella di Federico Bernardeschi. Forse potevo esagerare a dargli 7,5, però ricordiamo che da subentrato, comunque uno con i suoi piedi, perché Bernardeschi possiamo dire tutto, ma i piedi educati ce l'ha. È un ragazzo in gamba, in forma, che sa come si gioca a pallone. Il problema è che si era scordato da 2 anni a questa parte, dopo la prestazione con l'Atletico Madrid, si era scordato come si gioca a pallone. Ieri si è ricordato, 2 assist, chapeau per lui, bravo Bernardeschi. Subentrato anche Morata, ma perché qui manca il voto? Cioè, Morata ha preso 7, vabbè, colpa del buon Antonio, ragazzi, che non mi sa fare grafiche. Comunque, ragazzi, subentrato Morata, sinceramente non sapevo che voto dargli, 6, 7, 7 e mezzo, 6 e mezzo. Credo di optare per un 7, ragazzi. Fatemi sapere se siete d'accordo o se siete d'accordo con me. Però, per me, un 7 per Morata, ragazzi. Segna il primo pallone giocabile. 14 gol in stagione, sono comunque pesanti, abbinati a 9 assist. Quindi, per me, Morata sarà un giocatore fondamentale da qui fino alla fine della stagione. 6,5 per Andrea Pirlo. Era importante avere delle risposte. Era importante avere delle risposte anche in ottica allenatore. Lui ha capito che bisognava mettere quella formazione con Bernardeschi e Morata in panchina. È stato bravo a saperla spaccare perché, gli ultimi minuti, è stato un dominio della Juve assolutamente letale. Una Juve che prende fiducia una volta che segna. Normale quando ci sono tanti giovani in campo. Sono curioso di vedere come si comporterà una volta che torneranno Dybala, Arthur, Chiellini, Bonucci, Cuadrado, tutti gli infortunati che abbiamo. Speriamo che De Ligt, a proposito, sia nulla di grave. Ebbene, detto questo, il video si conclude qui, ragazzi. Se il video ti è piaciuto, vi invito a lasciare mi piace. Caso contrario, un dislike. Commenta se sei d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. In descrizione il link per seguirmi su Instagram. Da Mauno Sport 07 è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi.